Anche oggi, ultimo giorno di aprile, aprile che diede i natali alla grande De Roma, noi dobbiamo fare un po' di rassegna stampa. C'entro io? Pochissimo. E allora, così? Sì, così. Questa rassegna stampa io l'ho preparata in questi ultimi giorni perché ritengo che sia piuttosto significativa. Per il resto invito tutti i nostri amici a andare a vedere i nostri siti Alba Mediterranea, Accademia della Libertà, Facebook, perché abbiamo avuto delle minacce, ma le minacce non sono state esplicite, dirette, sono state indirette. Hanno creato dei problemi, solo che non li hanno creati in assoluto, per cui in qualche modo siamo riusciti a riuscire, non dico proprio fuori, ma insomma a trovare dei compromessi. E il futuro sarà sempre più duro, perché più va avanti la conoscenza dell'informazione alternativa e più ovviamente la controparte digrignerà i denti. Ciò detto, iniziamo la nostra rassegna stampa. La prima è questa, c'è un bel articolo. Che per noi è roba vecchissima, e noi queste cose qui le dicevamo... Sì, no, queste sono considerazioni fatte in un altro senso. Sì, lo so, però questa piantina qua, noi la facciamo girare da almeno una quindicina d'anni. Sì, questa è una vecchia piantina, giustamente... Mappe. Il quotidiano La Verità ha messo, però le considerazioni che ha fatto... Un po' il buio, Un po' il buio sta, non si vede bene. No, ma poi quando viene si schiarisce. Le considerazioni che ha fatto l'autore, che è Bruno Tinti, sono piuttosto importanti. Il nodo Medio Oriente, i palestinesi sbagliano tutto, ma sto con loro, ed è una considerazione anche noi bellissima. Beh, io noi penso che loro non è che sbagliano tutto, lui dice che sbagliano tutto perché deve giustificare una sua posizione politica italiana, che è ovviamente legata alla destra, come è legata alla destra il quotidiano La Verità, lo voglio far rivedere. No, bisogna ricordare una cosa importante, che hanno fatto quella menata del cazzo, scusa lo devo dire, con quel Alain Evans, Alexis Evans, come si chiamava? Quel bambino di 2 anni lì, malato, a cui hanno tolto e poi rimesso e staccato tutti i vari cordoni ombelicali. Sì. Allora, è vero, umana pietà per tutta la storia, i genitori, il bambino e quant'altro, ma quello è stato una dissuasione, una diciamo mistificazione e una conduzione verso una disattenzione verso problemi reali, come ad esempio questo qui, dove ci sono circa 1400 bambini all'anno morti palestinesi per mille motivi derivanti dall'occupazione palestinese, dall'occupazione israeliana dei territori e dal controllo massiccio da parte della Mossad, eccetera, eccetera, che porta poi a queste conclusioni qua, cioè 1400 morti di cui però un cazzo di niente appare sui giornali. Qui dobbiamo fare una precisazione, allora finiamo questo e poi dopo facciamo la precisazione. Faccio vedere di nuovo questo articolo dove c'è scritto: nonostante gli errori politici e le continue illusioni, non si può chiedere a un popolo di rassegnarsi alla morte. Vederli affrontare i carri armati con le fionde e gli aquiloni mette in discussione qualunque certezza. Non è sempre il più forte quello che ha ragione. Allora, indirettamente noi diciamo che noi abbiamo affrontato i carri armati, i cannoni, le navi e tutto, veramente con le mani nude, come è avvenuto io mi sono messo davanti ai Caterpillar. Oltretutto, davvero, 2 volte. Tentavano di interferire a casa sua, è una storia vecchia. Una storia vecchia. Che comunque l'avremmo vinta anche da quel punto di vista lì. Noi a Bahia Lamen abbiamo combattuto con le mani contro i carri armati.
questo no, è con le bombe ISM, le bombe quelle d'alluminio. Magari, no, ma quelle d'alluminio. Quelle erano deleterie, attenzione. Lo so. Erano deleterie quelle. Comunque ce l'avevamo. È inutile che sta a raccontare. Ce l'avevamo pure noi quando facevamo l'esercizio del carro avanzato. Certo. Già ancora nel 72. Certo, no, lo so perfettamente, ma sono bombe deleterie. Molto più deleterie delle bombe. Delle bombe a mano tedesche, perché quelle lì scoppiavano al tocco, per cui cosa succedeva? Che siccome gli altri erano tutti abituati a che le rigettavano, che le rigettavano andavano a prendere quelle così e gli scoppiavano in mano. Quella è tipica operazione italiana, la conosciamo. Non a caso il maggiore produttore mondiale è l'Italia di bombe a mano di mine antiuomo, ricordiamocelo bene. Alla di Torino, alla faccia di Sidi Democristia. Ce ne sono parecchie, almeno 5 alla faccia di Sidi Democristia. Allora, dicevo, per quanto riguarda il bambino, la nostra posizione è ineluttabile, perché anche da quel punto di vista di tu hai avuto ragione, quel battage pubblicitario è servito anche per coprire pura disinformazione. Però resta il fatto che il bambino è stato fatto morire dalla cultura anglosassone e noi siamo contro questo. Sarebbe morto perché... comunque. No, vabbè, beh, che significa? Sarebbe morto magari fra tre noi mesi. Noi siamo per la vita e lotteremo sempre per la vita. Per i palestinesi come per il bambino sacrificato dalla cultura anglosassone. Sacrificato ai media, ai tabloid in particolare. Per la cultura dalla cultura anglosassone, che è tutta, era tutta assieme contro il bambino. Ricordiamocelo bene. A maggior ragione che a un certo punto è stato il papato che ha detto venite qua che cerchiamo di salvarlo, e a quel punto si è scatenato lo spirito. La diadriba, chiesa d'Inghilterra, papato. Esattamente. Il debito inglese che non se lo ricordano mai, si fa di Troia con il papato. Esattamente, e quello è il discorso, oltretutto. Quindi ogni cosa è complessa. La vita è fatta di cose complesse e non si risolveranno mai fatti politici. Se... L'altro ieri Piero Angela ha fatto vedere un Piero o il figlio? O Alberto? Il figlio Alberto. Alberto Angela ha fatto vedere qualcosa di rispetto alla media sua buono. Ma è tutto buono, Alberto. Vabbè, siamo seri. Qua niente per prendere delle cantonate. Guarda, adesso prenderà delle cantonate. Due o tre settimane fa ha detto delle cazzate abnormi. Sì, vabbè. Però invece l'ultima volta, l'altro ieri, ha detto, ha fatto un servizio sulla corona inglese, sulla dinastia dei ha detto il vero nome di quella gente? No, che non l'ha detto, eccolo lì, già questo, no? Non ha parlato dei Marrani, non ha parlato delle lotte fra il papato e il perché è scaturito all'improvviso la chiesa d'Inghilterra. Edoardo VIII, dai. Carlo VIII. Edoardo VIII. Carlo VIII. Edoardo VIII ha fatto la scissione. Carlo VIII. Ma che Carlo VIII? Carlo VIII, ricordati bene. Scusa, quello che ha fatto la scissione. Allora, Edoardo I, III, IV e V erano quelli, i cosi, gli angli, erano gli angli, Edoardo. Guglielmo I, II e III erano quelli degli olandesi. Quello che ha fatto la scissione con Carlo la scusa VIII. Del divorzio. Carlo VIII. Che il Papa non che si è sposato sei volte, ha ammazzato due mogli, ha ammazzato la nipote. Enrico VIII. No. Henry Date, giusto, Enrico VIII. Abbiamo sbagliato tutti e due. Vabbè. Era VIII comunque. E nel retroscena. Mi confondevo, che arriva il periodo di Carlo V, no? E quindi... Nel retroscena della questione c'era un vecchio debito con la sacra sede. No, originariamente era con i fiorentini, che però attraverso tutta una serie di trasbordi familiari. Vabbè, di il primo debito era quello di Giovanni Senza Terra, che l'aveva contratto col papato per no, pagare... l'aveva contratto con i Fieschi. I Fieschi di Firenze, i Fieschi sono falliti, è stata la prima grande banca fiorentina sto parlando a fallire, capito? Perché, Riccardo Senza Terra ha detto no, io non pago più. Sì, ma io sto parlando del debito che
intanto non era Riccardo ma Giovanni senza terra, Giovanni senza terra, per poter riscattare la taglia che voleva l'imperatore, che aveva catturato Riccardo Cuor di Leone, che tra l'altro era un frocio oltretutto, e che teneva prigioniero nei manieri dell'imperatore di Germania. No, l'aveva catturato in Italia. No, in Germania, mentre stava attraversando la Germania di ritorno dalla Palestina. Allora, non erano i palestinesi e men che meno gli arabi, bensì l'imperatore. Allora, questa è un'altra cosa. Andiamo avanti. Era un sassone. Andiamo avanti. Derivati MPS, profumo e viola a processo. Attenzione, ricorda che noi abbiamo fatto alcune denunce su queste cose. Che cosa era? I derivati. Ah! I derivati. Le derivate una volta erano qualcosa di molto simpatico. Un'altra cosa. Bazzoli e Messià rinviati a giudizio per la lotta sul controllo di Ubi. Chi ti dice il nome Messià? È un vero messia, guarda. C'hanno un nome inconfondibile. Rinviati a giudizio, c'è qualche conto che si sta maturando. Poi, questo è molto importante perché a fronte dei coglioni che credono ai buonisti, questo è un articolo molto bello. Le mani dei clan sull'accoglienza, i boss gestiscono traffici e centri. Allora, questi sono i buonisti, sono i boss della mafia, eccoli qua. Questi sono i buonisti, cari amici. Va bene? Ed era perfettamente prevedibile, perché tutto quello che si fa in Italia è nell'interesse esclusivo di alcuni gruppi elitari, tra cui appunto quelli mafiosi. E io vi faccio vedere una cosa, perché pochi lo sanno, però siccome io mi sono premurato di andare a seguire queste persone, ecco dove vengono le mani sui migrantes. Questi sono preparati da molto tempo per lo sfruttamento dei migrantes e ci fanno pure dei libri così. Questo è l'Osservatorio Romano sulle Migrazioni, questo è il sesto rapporto, in collaborazione, la cosa più bella, Camera di Commercio e Provincia di Roma. Che cazzo c'è tra loro? Scusa un minuto, ma siamo seri, eh? È l'Osservatorio sui Migrantes? Sono buonisti? Vogliono fare il bene di questi poveri negroni? E com'è che queste cose le paga la Camera di Commercio? Che ci azzecca? Quindi che basta frequentare, conoscere, prendere, ragionare sui fatti. Con tre perché arrivi all'origine. Con tre, la soluzione di tre perché è classica. Arrivi all'origine. Esattamente, ecco. Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Proseguiamo. C'è una notizia molto bella, perché io questa cosa la sapevo molto tempo fa, però doveva risultare il contrario, che cioè la famosa opera di Picasso, Guernica, che hanno detto che il bombardamento dei tedeschi contro Guernica, che hanno distrutto bombardamento. Ma quando mai? Per... Infatti, sono stati i comunisti contro gli anarchici. Allora, questo qui è un giornale Metro che finalmente ha detto le cose come stanno. È uscito fuori il segreto, il mistero. Fino all'altro giorno si continuava a dire che questa opera. Che i delinquenti dice, tedeschi. Appunto, questa Picasso l'ha fatto per ricordare il suo amico Torero, morto toreando. Bellissimo, c'è l'immagine. Beh, eccola qui. Ah, eccola qua. Guernica, hanno cominciato a dire Guernica che riguardava il bombardamento. Picasso, che era un vero autentico artista, quando gli hanno detto se facciamo la pubblicità di un bombardamento, sì, cioè, che gli frega, si è fatto una pubblicità che non finisce mai. L'opera è validissima, ma non ha niente a che vedere con l'ipotetico
bombardamento di Guernica, noi lo vogliamo dire, eccolo qui. No, questo bombardamento non è ipotetico, è reale. Ma hanno buttato tre bombe all'epoca, nel 1936, certo. Il bombardamento terroristico. A tappeto, certo. Ma siamo seri. Hanno usato gli Heckel 111 per sperimentare. Hanno usato i bombardieri modernissimi. Hanno fatto 4 o 5 bombe a colpo. Ricordiamoci che noi con la mano avevamo il CR-42, all'epoca, con i quali abbiamo vinto con gli identici, contro gli identici, identiche tipologie di aereo inglese che ci avevano le controparti. Sì, lo so. E ripensi, c'avevano, aspetta. Il famoso Camel, Southport Camel, il famoso attacco. I Southport Camel erano il famoso attacco che questi inglesi hanno fatto e hanno distrutto e hanno tenuto bloccato per lunghissimo tempo la flotta italiana a Taranto, grazie al tradimento degli ammiragli italiani, era stato fatto da aerosiluranti che era tanto se si reggevano in piedi e che avevano un siluro appiccicato sotto. Questo per dire il tradimento italiano. Le strutture del vendetto Stato Mafia, eccolo qua. Questo è molto importante. Allora ci vogliono far credere, no? Perché nel verdetto che cosa hanno fatto i magistrati? Hanno colpito, i magistrati hanno fatto vedere. Negli anni 90 la politica scelse la tregua perché voleva limitare le vittime della guerra con la mafia. E in effetti l'accordo Stato-mafia c'è stato. Come? Solo che adesso hanno fatto i magistrati per puttano sputtanato quello che sì, oltre è morto qualche anno fa, il capitano, sì. La Bruna? No, la Bruna non c'entrava in questa era, cosa. Chi era? Era, diciamo, quello alto, il capitano Nemo. Manca capitano 3 Nemo 20, era. Eh? E poi 3 c'era 20 manca. 3 miglia e 20, sta dicendo. Maroni, ma no, Maroni, si chiamava. Ah, finisce? Sta a 20, a 17 e mezzo, non so se. Vabbè, ma. Lui mi ha detto. No, facciamo un allora, po' il. Praticamente in questo articolo, che è molto importante, si dice che l'accordo di Stato-mafia, l'accordo c'è stato, che ne neghino quelli che a tutt'oggi, mentendo, lo negano. L'accordo Stato-mafia è stato voluto dallo Stato, che ne dica il signor Napolitano. E d'altronde non poteva essere diversamente perché lo Stato italiano è intriso da mafia, tant'è vero che noi i magistrati non li chiamiamo magistrati, ma li chiamiamo mafistrati. Vabbè. E questi qui per copertura, per loro specifica copertura, ricordiamo che abbiamo denunciato per una marea di reati 11 presidenti di Cassazione, esatto. Non 11 cancellieri di un tribunale secondario, esatto. Eppure non c'è. Infatti noi li chiamiamo mafistrati. Questo per dire, no, che un presidente di Cassazione che si vede denunciato per una serie di reati gravi fa finta che non è successo niente. Questo è un articolo che riguarda il grande Guareschi, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere. Un articolo che dice: la modernità ha rubato ai preti il filo d'oro che li legava all'Eterno. Perché questa è una frase classica di Guareschi che denunciava nella sua opera il tradimento da parte dei preti, eccolo qua. Il tradimento della loro opera di assistenza ai cittadini, assistenza morale, assistenza mistica, no? Napolitano disprezza il paese che lo ha pagato 18 milioni, eccolo qua. Se non ci fosse un sostanziale disprezzo di carattere sabaudo da parte di Napolitano nei confronti del popolo italiano, Napolitano non si sarebbe comportato nella maniera come si è comportato e continua a comportarsi, perché per nostra disgrazia non è ancora morto. Campa. Non è ancora morto, sembrava che dovesse morire. No, l'hanno ricoverato ieri. Di nuovo, sì. Di nuovo, vabbè. L'hanno ricoverato 2 o 3 giorni. Allora, sono un vecchio ex del sottoproletariato, conosco la sinistra degli insulti a Serra. Anche questo è un articolo molto bello
perché a un certo punto si sono messi anche a insultare Serra, perché Serra è, che è tra l'altro un... è uno stronzo. Beh, sarà uno stronzo, ma è intelligente. È uno stronzo intelligente. Sì. Si è messo a dire delle cose che danno fastidio a quelli della razza sua. Ah, beh, allora... Allora rivalutiamo... sono i signorini, sono i signorini. Poi abbiamo... bimbi con due papà in copertina sul catechismo. Questo è carino. Allora, ecco, questa cosa qui è molto importante, perché continuano a pensare che la Chiesa sia contraria al transgender, mentre la Chiesa è molto favorevole. Se la Chiesa gesuitica non fosse favorevole al transgender, non ci succederebbero le cose che succedono. Ma non ci sarebbero neanche i gesuiti, proprio. Ah, oltretutto, oltretutto. Manco i talebani. Il manifesto pro vita rimosso a Roma in meno di 2 giorni. Hanno rimosso subito il manifesto pro vita. E questo è indicativo. Quando mi dicono che il potere vuole andare in una certa direzione, la prova ce l'hai qui. Mettono un manifesto che ne mettono di tutti i tipi, però questo non ci può stare. Andiamo avanti. Ma il potere non l'avrà vinta, lo diciamo subito. Nella gabbia dell'Unione Europea, l'identità dei popoli è l'unico mezzo per salvare l'Europa, e questo lo sanno anche i cani. Era ora che lo sanno i cani, che loro lo scriveva. E punto. Ma è l'identità dei popoli l'unico mezzo per salvare l'Europa. Nasce, cresce, si sviluppa in quanto è un gruppo di popoli i quali hanno difeso sempre la loro identità, se no la loro diversità, la loro identità e quindi la loro diversità, e quindi morirebbe a questo punto di vista l'Europa. Grazie. Se morissero i popoli in quanto tali. Questo riguarda i Dubbia dei tedeschi. Nuovi Dubbia tedeschi, i preti tedeschi continuano a presentare dei dubbi su certi pronunciamenti del Papa, e sarebbe bene che io dico una cosa, di scismi... Ricordiamoci sempre che di sacri soli ce ne sono due, uno a Roma, esatto, e l'altro a Mainz, Magonza. Allora, che sarebbe da andare a scavare a fondo del perché ci siano due sacri soli e come sia stato possibile. Ricordiamoci che la più grande rivolta contro il papato è una rivolta che è partita dalla Germania, certo, perché Martin Lutero dall'abate Martin Lutero, che studiava a Roma ed era bene a corrente di come era la corte papale e delle porcherie che facevano anche allora, da buon agostiniano, certo. Poi la goccia che fece traboccare il vaso furono gli accordi del papato con Fugger. No, non solo, ma fu eletto papa Leone X. Leone X nel 1512 fu eletto Leone X, che era un medici, che era un banchiere. Sì, ma gli accordi comunque... E che era un agnostico, era un frocio, era di tutto. Era di tutto e di più, dicono. Però era papa, esattamente come Costantino, che ha fatto ammazzare una ventina dei parenti. Ma era un buono. Lui ci ha avuto la buona decenza, quantomeno, di non andato farsi in paradiso. Di farsi eleggere papa. Certo. Cioè, lui ha condotto il consiglio di Nicea, che bisogno. Ha costituito il papato. E non aveva bisogno. Non, cioè, lui era già straimperatore. Era superiore. Era superiore. Non aveva creati. Non a caso lui ancora allora deteneva anche il titolo, essendo imperatore romano, di Pontifex Maximus. Esattamente. E come pontefice massimo era superiore a qualunque altro papa. Ma soprattutto di papa, perché poi loro hanno usurpato poi il termine di pontifex. Ma papa significa pater patrium, certo, cioè padre dei padri. Certo. Quindi non è nemmeno pontefice, infatti, oltre lui. Allora, i medici inglesi, l'abbiamo già detto, difendono i medici pro eutanasia, eccolo qua, è quella una vecchia storia che io ho commentato ampiamente. Non su a Facebook. Caso portata avanti dai radicali. Esattamente. Non a caso, che servono lo stesso padrone, ricordiamocelo sempre. Poi
la dinastia, la chiesa anglicana deriva dal comando della signora regina Elisabetta, che ricordiamoci sempre è esatto. La discendente di quell'Enrico VIII. Beh, fino a un certo punto. No, modo. Discendente non lineare. Nominale. Non lineare, nominale. Nominale, certo, certamente. Certo. Bisogni dei cani. No, lei è una Coburgo. Appunto. Quindi. Bisogni dei cani. Vedi poi che Coburgo Saxo. Dio li fa e poi li accoppia. Coburgo Saxo. È naturale. Noi sappiamo chi altri Saxon, non Sassun, sì. Che sono sempre la stessa chiamati razza, in Italia in linguaggio italo-inglese Sassun. I cani fanno la cacca e nessuno la raccoglie perché siamo dei grandissimi zozzoni. E poi andiamo a predicare l'igiene in Africa. Eccolo qui, cari amici. Ecco, poi la Casa Bianca tenta la retromarcia sui gas, niente prove contro Assad, ecco qui. E qui adesso io non mi vorrei soffermare. Però... sembra una comica. Sì, però una no, comica. Vabbè, l'operazione l'abbiamo conosciuta. Certo. È un'operazione. Noi l'abbiamo denunciata già l'anno scorso, abbiamo fatto una denuncia contro tutti i giornali. Però questa operazione è un'altra cosa. E quant'altro. In relazione alle false notizie del gas Nervino che era uscito esattamente lo stesso giorno l'anno scorso. Guarda caso. Esattamente, non solo, ma i gas sono sempre quelli, però quando ti fanno vedere la fotografia ti fanno vedere uno che si lava, perché ci ha avuto un attacco epidermico da parte di composti del cloro, che non sono però i sarin. Quando uno va a fare un'operazione di quel tipo, di disinfestazione in senso lato, ci va con uno scafandro, comunque per legge, quindi siccome lo scafandro... No, non solo per legge, per evitare di contagiarsi, di essere contaminato. Ma è obbligatorio, vai a fargli queste cose, cioè vai con lo scafandro. Lo sanno chi ha fatto il militare, che ha fatto soprattutto le truppe d'assalto, che si devono mettere e quando fanno le sperimentazioni gli fanno di tutto e di più. Quindi praticamente è tutto completamente falso. Ma l'operazione non è stata fatta in senso lato dagli americani, è stata fatta da coloro che ancora permangono ai vertici delle forze americane, che sono legate con lor signori, con la cricca Clinton e compagnia cantante, a doppio capio. Esattamente, ma specificamente contro la linea di distensione geopolitica di Trump, il quale però è riuscito a portare avanti il discorso con le due Coree, e infatti alle due Coree tutta quella manfrina, quella messa in segna che hanno fatto sempre loro, e sono la vecchia casta sionista americana, e anche lì Trump li ha fregati. Poi proseguiamo. In Libia ci hanno già fregato, stavolta evitiamo la guerra, un ragionamento molto giusto che pochi giornali hanno pubblicato, ma almeno questo noi ce l'abbiamo qui e lo diciamo. I nostri nemici sono l'Inghilterra e la Francia, da sempre e per sempre. Come dimostra. Come diceva Giulio Cesare. Allora, è vero. La sai la storia di Alesia? Certo. Ah, la sai? Beh, cazzo, Alesia. Allora. Ha tolto il problema per un bel po' di anni. Esattamente. Allora. Lo diciamo per gli amici? No, non c'è bisogno. Andate a vedere Alesia. Guardate, andatevi a vedere il nome Alesia. Andate a vedere, è importantissimo. La battaglia di Adrianopoli, andate a vedere dov'è Adrianopoli oggi, geograficamente, geopoliticamente, andatevi a leggere la storia, che è una storia di un interesse incredibile, del taglio dell'istmo di Suez. No, del perché, come, quando, chi l'ha progettata? Quali sono stati i finanziamenti da parte di chi? Esatto, certo. Chi l'ha pensata e chi l'ha utilizzata? Pensate, e questo tu non lo sai. Non lo so, se non lo dici. Cioè che la guerra di Crimea 1854-55 fu fatta nella previsione dell'apertura del canale di Suez.
e gli investimenti, il progetto che era di Negrelli. Poi ti ho detto il progettista chi è. Aspetta, ma il progettista perché aveva progettato? Ha progettato perché chi era maggiormente interessato? La Rubattino. No. Venezia. No. Trieste. Trieste, Venezia. E vabbè, insomma, erano loro che erano maggiormente interessati. Poi ce l'hanno fregato. Io ho detto la Rubattino perché pensavo Genova. Sì. E poi Venezia, poi Trieste. Trieste. Il Lloyd Triestino era il maggiormente interessato. Certo. E chi era il Lloyd Triestino? Ah, t'ho fregato. Tanti padri, fra cui anche un nostro conoscente, la dinastia di un nostro conoscente. Sì, è vero, ma non credo che ci fosse già fin dal 1854, perché le prime progettazioni risalgono al 1854, da cui la deduzione importantissima che appunto l'Italia era il paese maggiormente interessato al transito, come adesso per le pipeline, la storia della xylella, le cazzate che ci raccontano. Esattamente. No? Esattamente. Perché? Perché ci devono far passare una fascia larga 100 metri, cazzo di Buddha, ma so solo è una rettile, un rettilineo lungo 100 metri e non si sparge mai. È naturale. Solo quei 100 metri. Esatto. E continuano, ci hanno fatto vedere, io pensavo che avessero smesso. No, ci fanno che stanno continuando a tagliare quei pini. Che gliene frega? Quelli sono olivi, diciamo, oltre 1000 anni, certo. Non qualche centinaio d'anni, oltre 1000 anni. Io ci sono stato, ci sono degli olivi che sono 12, 13, 14 metri di diametro. Una cosa enorme. Una meraviglia. È vero che li levano e li ripiantano in altre parti. Sì, questo è vero. Ma bisogna vedere dove li ripiantano, perché li mettono su certi vascuni di legno. Sì. Ma guarda, olivo che mi hai dato l'anno scorso è ancora dentro il vaso e adesso lo interro. E fai bene. È un anno che sta lì. Ci sono delle piante che non hanno problemi. Quelli che manifestavano l'anno passato contro il taglio degli olivi li hanno carcerati, si è andato la polizia, non so se ve lo ricordate. Come no? Oh, l'ultima cosa che volevo dire è sempre riguardante è la questione del canale di Suez, e bisogna ricordarlo, perché siccome Negrelli era... Come si chiama? Umberto Negrelli? Sai che non te lo mi so sembra dire, che era Umberto. Era Umberto Adalberto. Era di Trento e lui era austriaco, risultava essere austriaco. A Trieste era austriaca, ricordiamo anche fuori quello. Discussione, però il Lloyd Adriatico... E il Lloyd Triestino. Venezia era austro-ungarica. Trieste noi l'abbiamo conquistata nel 1918. E Venezia nel 1866. Venezia è stato il frutto della quarta guerra indipendenza. Certo. 1866. Non dovuto a noi, ma grazie ai tedeschi, alla vittoria di Sadova. 1866, perché noi le campagne che abbiamo fatto nella quarta guerra, terza guerra di indipendenza, abbiamo preso le scopre dappertutto, compreso Liscia. Lo scienziato che consiglia. Beh, però abbiamo inventato la Croce Rossa. No, la Nightingale ha inventato la Croce Rossa. Vabbè. Che poi ha sede, con sede giustamente in Svizzera, per cui quella croce è la croce della Svizzera. Eccolo qua, lo scienziato che consiglia Bergoglio, eccolo qui, questo è molto bello, dove sono le origini neo-darwiniane della cultura odierna del gesuitismo diventato papato, eccolo qui. Finalmente si sono... No, bisogna spiegare che cosa dice Darwin e cosa diceva la Chiesa. Vabbè, che c'entra? Lo scontro c'è stato, perché il darwinismo va interpretato in termini di evoluzionismo selettivo. Sì, evoluzionismo selettivo, contrariamente alla dottrina della Chiesa. Oggi la Chiesa si è piegata al darwinismo. Che, ricordiamoci, Darwin era uno di quelli mandati in giro per il mondo per cercare le prove di quello che cercano di confermare. Tant'è vero che un grande... Per tentare di cercare quello che non l'ha mistificata, anche lì non l'ha trovata. Infatti,
Tant'è vero. No, anche perché a proposito, per esempio, senza andare a parlare di bestie e animali vari, ma senza, solo per parlare fra la differenza antropomorfica assoluta, sostanziale, incompatibile fra l'Homo sapiens sapiens e l'Homo di Neanderthal, vuol dire che c'erano proprio due specie di umane, esatto, contemporanee. Quelle a cui sono arrivati adesso gli studiosi. E quindi questo per dire che la selezione è vera fino a un certo punto, perché la selezione ha fatto sì che la supremazia dell'intelligenza o del gruppo che aveva o del numero che aveva l'Homo sapiens sapiens ha preso il sopravvento sul Neanderthal. Non allora, è detto che fosse più abile. Sì, la selezione da questo punto di vista, cioè nei termini darwiniani, è quello appunto dell'adattabilità, per cui sopravvive quello che maggiormente si sa adattare. Quello è un principio fondamentale del darwinismo, però ricordiamoci che è bene, condivisibile sotto tutti. Attenzione, punti. Ricordiamoci bene che un grande scrittore, che ho l'impressione fosse il Chesterton, il quale scrisse che... Anche lì parliamo del 1854, Oh, stiamo parlando del 1854, sì. Senza volerlo, in continuazione. Vogliamo parlare di Dickens? È una data importante. Vogliamo parlare di Dickens? No. Il quale scrisse che... No, perché lì nasce il diritto d'autore, sì. L'ho scritto l'altro ieri, in quel momento lì. Giustamente, perché obiettivamente in una società complessa e complicata tu scrivi qualcosa, è bene che ti spiega. Ma questo andava bene fino a 20 anni fa, adesso con l'esplosione di internet è tutto un altro discorso. Esattamente. Allora, andatevi a leggere su Alba Mediterranea, ci vuole un fiore, l'ultimo articolo che ho ripescato, questo articolo qui che avevo scritto nel 2005-2006 su un sito, un giornale online che si chiamava Gli Scomunicati, che è il doppio senso, sia scomunicati eretici e sia scomunicati a differenza di comunicati stampa. Sì, ecco. Capito? Abbiamo fatto delle belle cose, io scrivevo quando avevo qualcosa da scrivere, andavo. Questo era un articolo che avevo scritto allora ed è attualissimo. Passati 13 anni, ma è come il discorso è veramente molto interessante. Tant'è vero che oggi lo scrittore che si affida ai grandi editori e si affida, però si affida al buon cuore, alla onestà, alla serietà. 5%. Il diritto non è il diritto d'autore, è il diritto dell'editore. Sì, che è non diverso. Solo, ma l'editore ti dice che ne ha stampate 1000 copie, in realtà ne spende 100.000 certo. E tu non puoi saperlo. Vabbè. Per concludere la cosa, il Chesterton, quale sicuramente scrisse, che il darwinismo non era altro che la proiezione su il pensiero scientifico della realtà sociale dell'Inghilterra dell'epoca. Sì, sì, sì. Che era darwinistica al massimo, certo. Come lo è oggi e come dimostra la fine di quel povero bambino. Poi un'altra la cosa. La selezione umana. Esatto. La cosa interessante è questa. Questa qui. Eccola. Che ci ha ricordato. No, ma il bello giustamente, è. Il bello è. Fammi finire questo. Giustamente, per parlare appunto di conquista da parte di lor signori dell'Italia, giustamente qualcuno si è ricordato che i francesi hanno invaso l'Italia grazie ai marocchini, agli algerini e quant'altro, che dove arrivavano stupravano e ammazzavano, che non è soltanto nel caso di quello che è successo ad Arce. No, che è successo a Arce. In Ciociaria. In Ciociaria. La Ciociara, infatti. In particolare ad Arce. Ad Arce ci sono 300 marocchinati. Esatto. È il centro dello stupro. Arce. Ceprano. No, Ceprano, ma anche tutta quell'area. Ausonia. Sotto Latina, attorno a Latina. Non mi viene il nome. Dove arrivavano quelle. Ma nella zona che noi parliamo appunto delle marocchinate. Sora meno. Vabbè, la direttrice era quella comunque. La Casilina. Dove c'era. Porca miseria. Dove c'è quel bellissimo parco? Quel bellissimo parco naturale. Che, vabbè, ci si va in
visite guidate a vederlo a 10 km da Latina, verso l'Appennino. Vabbè, è lì, vabbè. E allora, fortunatamente, proprio in questi giorni... Mi sono scordato quello che ti dovevo dire. Un comitato... No, era relativo a quello che avevi detto prima. Era... Un comitato ha pensato bene... Tra l'altro ho visto, però non l'ho visto perché mi fa girare i coglioni, ho visto che su Rete 4 il giorno del 25 aprile hanno fatto vedere il film, il grande film tutti. di De Sica, La Ciociara, eccolo qui. Grande interpretazione della Sofia Loren che ha preso, vedi caso, strano. Per il fatto che narrava, ha preso il massimo premio cinematografico. Te lo ricordavi allora? No, era riguardante quel periodo storico, ma non mi riesco a ricordare che era l'argomento. Tu che 54 si parlava di Chesterton e tu hai parlato di 54. Era qualcosa relativo a Chesterton, però. Dei diritti d'autore. Ah, ricordiamo che c'era Palmerston come primo ministro. Esattamente. A proposito di Stone. Palmerston. Sì, sì. Però. Lì si assecondava. E poi c'era Israeli. Perché si chiamava Israeli? Che cazzo, perché è un ebreo di origine italiana. Bravo, bravo. Promosso. Bravo. Allora. I robot avanzano. E non a caso ha fatto una politica anche filo italiana. Sì, sì, certo. Molto filo italiana. Sì, sì, sì. Proprio appunto per... È stato un personaggio veramente coinvolto. È stato eletto due volte primo ministro per lunghissimo tempo. È stato tempo. Un personaggio veramente È coinvolto. Stato quello che ha portato avanti l'industrializzazione, diciamo, terminale e soprattutto l'organizzazione mondialista. Non poteva essere diverso. Delle colonie inglesi. Non poteva essere diverso. È stato uno che pensava in grande. Non era uno che poteva essere d'accordo con noi, però era un avversario veramente con i controcazzi. Non solo, ma fu quello che fece la famosa dichiarazione che disse appunto: le persone non possono mai immaginare chi è che sta dietro ai governanti. E la dice tutta. Allora, i robot avanzano, ma l'Italia sta a guardare. Su questo argomento riprenderemo il discorso. Noi l'abbiamo anche scritto tante volte, quindi è un discorso che ci tocca profondamente, è perché è il rischio della persistenza della razza umana. Eccolo qui. Allora, l'Italia sta a guardare, anche se in Italia abbiamo delle eccellenze incredibili. Ho visto in televisione in questi ultimi giorni, soprattutto nel programma Leonardo di Rai 3, che ci sono, e al solito, e questo è tipico dell'Italia, non è mai un fatto collettivo, ma è un fatto di minoranze incredibili. Ma anche negli altri paesi è sempre una questione di minoranze. Sì, però c'è un sostegno. In Italia rilasciano al loro destino, sì, sì. Danno un piccolo contributo di nascosto, eccetera, eccetera. Vabbè, sono diciamo dei centri di ricerca, ma, insomma, universitari, tipo vari politecnici. Allora, gli italiani, tipo il Politecnico di Torino, tipo. Va bene, gli italiani da questo punto di vista sono alla massima avanguardia, che potrebbe diventare una fenomenologia importantissima. Una fenomenologia importantissima dal punto di vista anche statale, sociale, per cui un bel momento tu non solo crei robot, ma crei anche idonee legislazioni atte alla tutela dell'uomo, certo, dall'attacco robotico. Certo. Questo l'abbiamo già discusso tante volte, l'abbiamo esposto in tutte le maniere, ma comunque i nostri parlamentari pensano a costituire un consiglio dei ministri del cazzo, che è incompatibile con qualunque logica e sarà del tutto sterile, certo, improduttivo, certo, perché non servirà assolutamente a niente un governo messo insieme in un compromesso di questo genere. Ma esattamente, è un compromesso a perdere, certo. E non è un compromesso a migliorare, ma a peggiorare. Non a caso l'idiota è andato a fare la sua recita a Rai 3, no? Da Fazio, dicendo le sue solite idiozie. Non è un caso.
sembrava che fosse morto, l'hanno tirato fuori dalla tomba. Per, l'hanno ripescato. Sì, però. L'hanno ripescato e lui tranquillo come niente. Riesumato. Sì, e questa è l'altra cosa che va sottolineata, eccolo qui. Eccolo qui, lo Stato processa un solo derivato, ma intanto Padoan secreta gli altri. Cosa significa? Che lo quelli Stato... che contano non li fanno vedere. Esatto, comunque... Allora, non te lo dico io, lo anticipo, siamo circa 25 miliardi di derivati venduti allo Stato italiano. Esattamente. Non venduti, a... diciamo, no, imposti. No, diciamo... Tramite... Rifilati. Tangenti, robe di questo genere, conosciamo bene. Bisogna arrestare tutti quelli che... Perché hanno quei direttori generali, quei funzionari che hanno sottoscritto quei contratti capestro, quei contratti... E hanno preso la percentuale, ripetiamo. Certo. Cioè tu non puoi, noi l'abbiamo denunciato alla Corte dei Conti 10 anni fa, l'abbiamo denunciato alla Corte dei Conti 7 volte, la Corte dei Conti avrebbe dovuto... Questo è il frutto delle nostre denunce, diciamolo, certo. Diciamolo. Certo. Che avrebbero dovuto bloccare immediatamente qualunque finanziamento a quel tipo di azione. No, vanno arrestati i dirigenti che hanno preso la percentuale. Questo è importante, il gendarme dell'anima ti rieduca il cervello. Troppo bella. E questo è l'ultima cosa che voglio dire, perché è importante. Che cosa, quali sono gli interessi che stanno dietro alla morte del piccolo Alfi? Stanno qui, in quell'ospedale che ricicla gli organi. È qui. Quindi il e ricordiamo anche 400 bambini all'anno che spariscono in Italia non si sa che cazzo di fine fanno. Non lo puoi sapere perché gli portano via tutti gli organi, quindi il resto lo danno. Rimane come quella ragazza lì che hanno catturato i negri. Io l'ho detto subito, quello è un pasto per questi negroni senegalesi. No, adesso sta uscito fuori. È uscito fuori. Non abbiamo fatto in tempo a mangiarsela. Hai capito? Quindi tu, care ragazze, drogatevi e sarete mangiate da grandi e robuste. No, prima fottute e poi mangiate. Esatto, fottute e mangiate. Allora, penso per loro, no? Anzi, no, il massimo della gloria per loro, che vanno, si danno completamente al sesso. Sì. Completamente, poi vengono giustamente divorate dall'istinto primordiale rappresentato dal Senegal, che arriva in Italia nella veste di questi negroni, quando all'ospedale pediatrico espiantava organi senza permesso. Ma si espiantano gli organi sempre senza permesso, o con un permesso fittizio che sostanzialmente è illegale, perché non puoi espiantare gli organi da un vivo, capito? Ecco. Quando mia suocera ha dato l'ok all'ospedale, l'altro po' me la mangio. Gli ho detto, ma quella ancora respira, ancora c'ha il metabolismo attivo, che fai staccare le macchine? Certo. E lei scema, poverina, nella sua buona fede, credendo ai dottori, gli hanno lavato il cervello. Ai dottori che fossero angeli scesi in terra. Appunto. Il buonismo serve solo per gli interessi di loro signori e l'hanno inventato giustamente i pretonzoli. Capito? Ricordatevelo bene, quando hai a che fare con un buono, dietro c'è sempre un truffatore. C'è sempre la storia di Cappuccetto Rosso. E con questo io direi che abbiamo completato la nostra rassegna stampa. E adesso tu vuoi continuare su questo? No, faccio un altro. Perfetto. Così breve, questo diventa anche breve. Breve e transeunte. Sempre. So long!